Librando. Libri in volo con Dante Cerati. L'essere poveri spesso significa vivere nell'umiliazione, nell'impotenza e nella dipendenza nei confronti di chi ha più possibilità di noi. L'essere poveri è frequentemente interpretato come una condizione da evitare, un castigo di Dio, una vergogna. Ma in realtà lo spirito di povertà che ci insegna la Chiesa è qualcos'altro. È un dono per imparare ad amare e rispettare il prossimo. È una spinta alla solidarietà e alla tolleranza. Ed è soprattutto un insegnamento che ci è stato trasmesso da Gesù Cristo. Emblematica nella figura di Papa Francesco, la povertà è un giusto valore. Monsignor Luigi Bettazzi, vescovo emerito di Ivrea, nel suo ultimo libro La Chiesa dei Poveri dal Concilio a Papa Francesco per Pazzini Editore, ripercorre la storia e ricorda fin dal principio la necessità di concepire una Chiesa per i poveri e innanzitutto dei poveri, dove l'uguaglianza, la partecipazione e la condivisione diventano dei principi fondamentali. Un saluto agli ascoltatori da Dante Cerati, benvenuti a questa nuova puntata di Librando. Oggi abbiamo il grande onore di avere in collegamento telefonico con noi Sua Eccellenza Monsignor Luigi Bettazzi, che saluto e ringrazio di cuore per aver accettato il nostro invito. Monsignore, grazie e benvenuto. Prego, prego. Come ci ricorda nel suo saggio, riprendendo una frase pronunciata da Giovanni XXIII e ricordata anche dal cardinal Giacomo Lercaro, la Chiesa è di tutti, ma soprattutto è dei poveri. Cosa voleva intendere Giovanni XXIII con questa affermazione e che valore ha, secondo lei, al giorno d'oggi parlare di una Chiesa dei poveri? È che la Chiesa, per una serie di circostanze, è sempre stata la Chiesa di coloro che stanno bene, della borghesia, diciamo, ecco. I poveri si sono sempre sentiti aiutati, ma non in casa loro, ecco. La Chiesa è una Chiesa per chi in qualche modo sta bene, che può pensare agli altri, mentre la maggioranza del mondo sono poveri. E il Signore, quando ha cominciato il suo ministero, ha detto: sono venuto per annunciare il buon Vangelo, il Vangelo la speranza e soprattutto ai poveri. E allora la Chiesa, già in concilio si era parlato un po' della Chiesa dei poveri, poi non si era riusciti a far molto per una serie di circostanze. E allora questo annuncio, insomma, che la Chiesa deve essere la Chiesa dei poveri, era un po' stato emarginato. Ora Papa Francesco, proprio per la sua esperienza quando era a Buenos Aires, era sempre nelle villas miserias, come le chiamano, nelle periferie, certo. Dice: noi dobbiamo essere vicini a queste gente, far sentire che il Vangelo è stato annunciato per prima cosa a loro, e che nella Chiesa loro, i poveri, devono sentirsi proprio a casa loro, come nella loro famiglia. E questo comporta allora che chi fa già parte della Chiesa, le organizzazioni della Chiesa, devono mettere questo al primo posto, proprio perché la Chiesa sia la Chiesa di tutti, a cominciare dai poveri. Ecco, questo credo che sia il grande messaggio, ecco, che la nomina di Papa Bergoglio e il suo esempio, il suo incoraggiamento, ecco, debba davvero farsi sentire da tutta la Chiesa, così come adesso, in modo particolare, vorrei dire, da coloro che hanno delle responsabilità della Chiesa, dai vescovi, dai parroci, ecco, proprio perché il loro stile sia uno stile di vita che faccia sentire veramente ai poveri che la Chiesa è loro, e agli altri che il primo compito della Chiesa è proprio quello di essere vicini ai poveri, di far sentire che la Chiesa è la Chiesa dei poveri. Monsignore, il significato di povertà è cambiato nel tempo per ragioni politiche, economiche e sociali. Come è cambiato nel tempo invece il modo di relazionarsi da parte della Chiesa nei confronti della povertà? Si era parlato di questo come di un motivo fondamentale, ecco, al concilio. Poi un po' forse il fatto che chi dominava allora, chi orientava il concilio, erano le chiese del centro Europa, che sono chiese un po' ricche, un po' di benestanti. Pensavo allora c'erano i vescovi francesi, tedeschi, belgi, olandesi. Papa Paolo temeva che la cosa finisse in politica, c'era la guerra fredda, e preferiva pensare lui a un'enciclica, come per altre cose, e di fatti aveva fatto raccogliere degli argomenti proprio da parte del cardinale Lercaro. Poi lui è arrivato con l'enciclica due anni dopo la fine del concilio, che fu la Populorum Progressio, come dice il titolo delle prime parole dell'enciclica: lo sviluppo, la pace è lo sviluppo dei popoli, ma il mondo è organizzato in modo che i popoli più ricchi, più benestanti, pensano a loro, organizzano il mondo per i loro interessi, direi dando ai poveri qualche aiuto, ecco. E invece
invece, ecco, deve essere, come dire, rivoluzionato, ecco, questa prospettiva. Per cui davvero, ma allora i vescovi dell'America Latina dicevano, la Chiesa deve farsi voce di quelli che non hanno voce, diventare la speranza di quelli che non hanno speranza. E questo comporta, è così, un modo di vivere un po' diverso da parte della Chiesa, da parte di coloro che sono responsabili nella Chiesa. E l'esempio di Papa Francesco, che non a caso viene criticato da alcune chiese, da alcuni settori della Chiesa, credo che debba spingere la Chiesa, soprattutto i responsabili della Chiesa, ad avere un atteggiamento più vicino. Ecco, si era fatto un gruppo di vescovi, avevamo fatto il patto cosiddetto delle catacombe, proprio per impegnarsi a vivere in mezzo alla gente, a mettere al primo posto coloro che si trovano poveri e emarginati. Io penso al mondo di oggi, con le famiglie che non arrivano alla fine del mese, con i giovani che non riescono a trovare lavoro. Ecco, questo dovrebbe essere, credo, un primo impegno da parte della Chiesa. La Popolorum Progresso ci parla anche di una società in cui i ricchi diventano sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. E lo è ancora un pochino il mondo così, ecco, perché le grandi nazioni potenti pensano a sé, provocano le guerre per i loro interessi in fondo, e si vedono le conclusioni, direi, anche questa situazione dell'islamismo, che è preso da alcuni fondamentalisti, ma che in fondo nasce dal fatto che il mondo musulmano si è sentito sempre emarginato, strumentalizzato. Ecco, io credo che dobbiamo davvero, ecco, farci illuminare, fortificare, sostenere dal Vangelo. Monsignore, ma secondo lei la Chiesa di oggi è più una Chiesa per i poveri o una Chiesa dei poveri? È più una Chiesa aperta ai poveri, che si preoccupa dei poveri. Penso alle Caritas d'Italia, che fanno delle mense, ecco, per i più poveri, che cercano di aiutare le famiglie. Sì, è vero, bisogna pensare a far sopravvivere i poveri, però bisogna anche pensare a dare una struttura di Chiesa. Ecco, penso a Padre Bergoglio quando era arcivescovo di Buenos Aires e come puntava sulle cosiddette villas miserie, le grandi periferie della metropoli. Del resto Papa Bergoglio pensa, sa che nel 2050 il 60% della popolazione sarà nelle periferie delle grandi città, delle metropoli. O noi diamo a queste una speranza, oppure nel 2050 sarà una chiesa chiusa, direi, nei centri delle città e basta. Quindi credo che sì, non è un lavoro facile, non è il cambiare la mentalità, ma credo che questo debba essere la strada, ecco, la strada che la Chiesa imbocca, sotto la spinta e sull'esempio di Papa Francesco. Come può, Monsignore, chi ha fede, secondo lei, allontanare i suoi interessi dalle cose materiali per avvicinarsi alla povertà come viene intesa dal cattolicesimo autentico? Io credo che dobbiamo prendere sul serio il Vangelo, perché nel Vangelo si dice che la vera alternativa è o Dio o Mammona. Mammona è la ricchezza, il potere, e ecco, e noi nel grande e nel piccolo siamo ancora dominati da Mammona. Io credo che la lettura attenta e generosa e sincera e coerente del Vangelo, ecco, deve essere la grande luce a cui si ispirano tutti coloro che fanno parte della Chiesa, a cominciare da coloro che hanno delle responsabilità. Sono molti gli uomini che lei presenta e ricorda nel suo libro che scelgono di vivere con uno spirito di povertà veramente autentico. Mi viene in mente Don Lorenzo Milani, i vescovi Antonio Bello, Oscar Arnulfo Romero. C'è un esempio di solidarietà che lei ricorda in modo particolare e che vuole condividere con i nostri ascoltatori? Beh, noi abbiamo avuto molti contatti con Salvador già prima che fosse attentato, perché aveva chiesto anche a Pascristi che dei vescovi europei andassero nell'America Latina per dare forza, per dare sostegno ai poveri. E adesso pare che Papa Bergoglio voglia davvero affrettare il riconoscimento della santità di Monsignor Romero, che ha accettato, sapeva, ecco, d'essere minacciato, che è andato avanti per la sua strada, è davvero un martire della Chiesa dei poveri. La terza parte del suo libro è dedicata a Papa Francesco, il pontefice che ha fatto rinascere l'esigenza di parlare di una Chiesa dei poveri. Qual è il messaggio di speranza che ci ha portato questo Papa, secondo lei?
Io credo che sia la sua parola e il suo esempio, ecco, che non può non scuotere noi cristiani, non può non scuotere le nostre chiese. Io credo che siccome lo Spirito Santo lavora, e in genere lavora prima in mezzo, dentro al popolo di Dio, persone, anche sacerdoti, che sanno sfidare anche la morte per questo, io credo che se noi ci crediamo davvero alla forza e alla grazia dello Spirito Santo e noi siamo disposti, ecco, a seguire le sue ispirazioni, io credo che per un cristiano questo è un motivo di grande speranza. Monsignore, ma in definitiva, quale deve essere lo spirito di povertà che la Chiesa deve portare avanti? Ma credo che sia un po' anche lo stile che dobbiamo avere nelle nostre chiese, che dobbiamo avere anche noi vescovi, perché io credo che se, come il Papa alimenta questa grande speranza, credo che anche la gerarchia a tutti i livelli, se si mette in questa linea che il Signore ha voluto riproporci attraverso Papa Bergoglio, questo credo che davvero alimenti, vorrei dire, la certezza che la Chiesa guidata dallo Spirito Santo, ispirata dallo Spirito Santo, possa arrivare ad essere sempre più la Chiesa dei poveri. Sono bellissime parole di grande speranza con cui io voglio terminare questa bella intervista a Monsignor Luigi Bettazzi. Ricordo agli ascoltatori il suo libro, La Chiesa dei Poveri, dal Concilio a Papa Francesco, per Pazzini Editore. Monsignore, grazie ancora veramente di cuore per questa bella intervista. E auguri a tutti. Grazie, arrivederci.